Benvenuti a tutti a una nuova puntata dell'Altro Sport. Oggi ci dedichiamo all'atletica, una disciplina olimpica che ha origini antichissime. Già nella preistoria si parlava proprio di questa competizione e ne parliamo proprio con un atleta italiano, record italiano sui 1000 metri, Gabriele Angione. Gabriele, eccomi qua, ciao! Ciao Lucrezia, ti sto aspettando, nel mentre ti ho preso un caffè. Grazie, sei gentilissimo, ma poi hai scelto una location bellissima. Hai visto? Peccato la pioggia, però. Senti, ma ho anticipato che oggi parleremo di atletica. Hai fatto bene. Perché so che tu detieni anche un record. Record italiano sui 1000 metri, 2:23 e 21. Perfetto, ma ascoltami, come ti sei avvicinato a questo sport? Allora, in realtà è partito tutto grazie a mio padre, lui è un ex atleta, quindi ha portato me e mio fratello a conoscere questo fantastico sport. Sì. Poi da lì io e mio fratello ci siamo innamorati, io soprattutto, e mi sono dato più alle distanze lunghe. Poi è chiaro, quando sei piccolo ti fanno provare un po' di tutto. E alla fine la specialità in cui mi trovo meglio sono gli 800 metri. Immagino sia uno sport impegnativo, vi allenate tutti i giorni? Ci alleniamo tutti i giorni, infatti. Dal lunedì alla domenica, tutti i giorni, abbiamo un giorno di pausa. E tu sei molto giovane, quindi conciliare la vita privata, lo sport, scuola. Certo, sicuramente è una cosa impegnativa, poi in realtà con gli anni la cosa è venuta da sé, prima magari mi organizzavo molto di più, ora invece mi sono fatto l'abitudine, ecco. Hai qualche rito scaramantico da svelarci prima di una gara? Rito scaramantico no, non credo ne porta fortuna. Però mi piace farmi riconoscere per i miei calzini fucsia. Ah dai, bellissimo! Ormai gli atleti mi riconoscono per quello. E senti, invece come altre passioni, mi raccontavi che ci sono altri sport che ti piacciono? Ci sono altri sport che mi piacciono, sono un tifoso sfegatato del Toro. Questo guarda, io e qui siamo a Torino, quale squadra è migliore? Esatto. E poi mi piace suonare la chitarra, sono veramente una frana, però qualcosetta dai, da suono. È una frana anche nell'alimentazione o segui un'alimentazione curata? Perché diciamo gli sportivi devono sempre stare attenti anche a questo aspetto, no? Dai, in quel caso ti dico che no, non sono una frana, essendo un atleta comunque di alto livello e seguito da una società importante, ci fanno seguire un'alimentazione ben precisa, ecco. Poi certo, lo sgarro ci può sempre stare. Uno spritz. Uno spritzino di qua, magari. Due patatine, un aperitivino, giusto, poi qua nella cornice di Piazza Vittorio sicuramente se sei di Torino sai che ci sono ottimi aperitivi vista Gran Madre, è bellissimo. Senti invece, ma mi dicevi di tuo papà, torniamo un po' su quest'ambito familiare, ti seguono sempre? Mi seguono sempre, anche nelle gare meno importanti, mi ricordo solo una gara in cui, che poi tra l'altro era andata molto bene, però una gara di poco rilievo, ecco. Da nulla mi giro e al traguardo c'era mio padre che si era fatto ore di macchina per venirmi a guardare. Sì, sì. Quindi viaggiate molto anche con questo sport? È la cosa più bella in assoluto. Io ogni weekend sono fuori casa e non è una cosa che patisco, anzi è una cosa che mi fa molto molto piacere. Conoscere nuove persone, conoscere nuove location, fare più personal best in diverse piste è la cosa che mi rende più felice. Poi infatti mi raccontavi che adesso hai gli esami, perché sei molto giovane, lo diciamo che hai 18 anni. Ho 18 anni compiuti da poco, sì. Sì, hai finito scuola adesso. Scuola finita. Questi giorni si fa un po' di pausa, si studia e poi c'è un nuovo progetto. E poi c'è un nuovo progetto. Ho avuto una borsa di studio grazie all'atletica e andrò a vivere a partire d'agosto a Washington DC, nella capitale degli Stati Uniti. E passerò lì tutti gli anni dell'università. E questo è meraviglioso perché lo sport ti permette comunque di studiare in un'altra realtà, imparando una lingua nuova, conoscerai sicuramente tanta gente ed è davvero bello, bello. E c'è una meta che vorresti visitare al di là di quelle che hai già visto con lo sport? Allora, sicuramente l'America, infatti io sto già facendo il countdown anche se mancano dei mesi, ma l'America è sempre stato il mio posto del cuore, ecco. E non ci sono mai stato, quindi quella è qualcosa in più. Sicuramente ti verrà a trovare la tua famiglia, non so se hai una fidanzata che anche lei ti segue. No, quindi attenzione ragazze perché qua per ora parte quindi una relazione a distanza. Ma la posso sempre lavorare come cosa. Esatto, esatto. E senti, mi dicevi appunto quest'altra passione per il calcio, vai allo stadio? Certo, abito vicino allo stadio del Toro. Quindi ogni volta che voglio staccare la testa, io vengo da una famiglia sfegatata granata,
e quindi ogni weekend è occasione per andare a vedere il toro, ecco. Quindi questo è anche un modo per occupare il tuo tempo libero, perché giustamente tutti i giorni allenamento. Staccare un po' la testa. Esatto, che è fondamentale. Ma io ti dicessi, c'è un giovane che vuole approcciare a questo sport, cosa gli consiglieresti? Gli direi innanzitutto che ha scelto lo sport giusto, perché secondo me ci sono tanti stereotipi dietro l'atletica, che sia forse uno sport noioso, uno sport individuale, ma in realtà non è così. Dietro a quello sport individuale c'è tanta solidarietà, c'è tanto lavoro di squadra. Senza una squadra dietro io ad esempio non sarei qua, quella è una cosa di cui sono 100% sicuro, ecco. E come sport, come lo puoi definire? Ci sono degli aggettivi che caratterizzano un atleta che appunto fa atletica? Definire l'atletica con qualche parola direi emozionante, molto stressante e allo stesso tempo... Sottolineiamo molto stressante. Molto stressante, alla partenza si muore dall'ansia, però poi quando si arriva alla fine è estasiante, bellissimo. Facendo un passo indietro dicevamo che detieni questo record, quando hai raggiunto appunto questo traguardo come ti sei sentito? So solo che mi sono messa a piangere, ci sono anche le foto in cui sono scoppiate in lacrime, è una cosa che succede molto raramente e soprattutto vedere i sacrifici che ho fatto io per ottenere quel record, li sappiamo veramente in pochi. E quando le persone effettivamente vedono il livello che hai raggiunto, quella è la cosa che ti ripaga più in assoluto. Con i calzini fucsia. Con i calzini fucsia. Certo, senza quelli non si vede nessuna parte. Questo è fondamentale. Come mai non granata? Granata preferisco mettere la maglia direttamente, magari allo stadio. Chi è il tuo giocatore preferito? Quest'anno, dai, chi si è contraddistinto un po'? Quest'anno Buongiorno. Ah, Buongiorno, che anche lui è italiano, di Torino. Super sportivo, dicevamo prima, sicuramente anche lui molto inquadrato perché si è laureato, quindi un po' il percorso che potresti fare anche tu, da sportivo, anche attento appunto negli studi. E cosa studierai in America? Studierò business and management. Ah, bellissimo, bellissimo. Vabbè, siccome mi hai offerto anche questo ottimo caffè, io metto lo zucchero perché non so. Ma come lo zucchero? Ti mette lo zucchero nel caffè? Come puoi chiedere una cosa del genere ad uno sportivo, no? Così, senza zucchero. Beh, vedi, ci vuole, perché per me è difficilissimo bere il caffè amaro. Amaro un po' come situazioni di vita. Vero. Difficili magari. Vero. Magari quando mi sono infortunato, anzi, è successo più volte in cui mi sono infortunato. Spesso sono stato fermo anche dei mesi. E lì a livello mentale è stato piuttosto difficile. Guarda, io studio psicologia, no? Oltre a appunto questa passione per lo sport, e credo che sia fondamentale la testa in questi momenti, il supporto anche di famiglia, amici. E come si può affrontare un infortunio? Come puoi uscirne in modo positivo? Allora, sicuramente il fatto di avere una buona famiglia dietro, dei buoni amici che mi supportano in tutto, è la cosa fondamentale. Soprattutto vedere gli altri che possono gareggiare e tu invece devi stare fermo è la cosa che ti fa più male in assoluto. Quindi una cosa che io ho fatto è quella di isolarmi il più possibile dall'atletica, perché per quanto sembra il fatto di isolarmi è stata l'unica arma che ho potuto usare a mio favore. E il tempo poi è passato, e quando è passato lì è arrivato il mio riscatto ed effettivamente si è visto. Bello, molto bello questa immagine. Allora Gabriele, facciamo un giro qua nella nostra Torino, ma com'è il rapporto con il tuo coach? Il rapporto con il mio coach è stupendo, come se fosse un mio secondo padre, davvero. Parliamo spesso dei nostri obiettivi, anzi lui è il primo che mi vuole portare a un futuro, come dire, un futuro che tutti noi sportivi vogliamo, sì. Che è sicuramente sono le Olimpiadi. Certo, immagino. Forse sto sognando troppo, non lo so. Però lo scopriremo. Come funziona la qualificazione ai Giochi Olimpici? Sicuramente c'è un minimo da fare, sì. Una volta che il minimo viene fatto, la federazione sceglie chi portare. Ok, sì. E senti, tu come ti vedi tra 10 anni? Ovviamente un campione olimpico. Sicuramente un campione olimpico, speriamo. Sì. E beh, tra 10 anni
io sono ancora sub 30. Sì, esatto. Quindi... super giovane. Quindi mi vedo comunque come un atleta forte e spero di avere riconoscimento da altre persone. Assolutamente. Alle Olimpiadi si va sempre con i calzini fucsia. Solo con quindi ovviamente ti riconosceremo tutti per questa tua caratteristica. Ti ho portato qui dove c'è un teatro, un cinema storico di Torino, perché vorrei chiederti anche delle tue passioni extra atletica. Ti piace il cinema? C'è qualche attore preferito? Certo, il mitico Checco Zalone. Su questo mi trovi d'accordo. Qual è il film di Checco preferito? Covado. Sì, sì, sì. E invece per quanto riguarda la musica, che immagino utilizzi per caricarti prima delle gare? Assolutamente sì, io ascolto solo reggaeton. Ah, bellissimo, bellissimo. Io sono una fan di Bad Bunny. Siamo in due. Mi trovi... Maluma, Bad Bunny, ci piace. Bad Bunny, Rao Leandro. Con Rosalia. Ormai gli scoop li troviamo. Esatto, forse loro non sanno di cosa stiamo parlando, ma andate ad ascoltare queste canzoni perché caricano veramente tanto. Allora Gabriele, siamo quasi in chiusura della nostra splendida intervista di oggi tra le vie di Torino parlando di atletica. Abbiamo parlato di Bad Bunny che ti carica sempre. Il mio artista per caricarvi prima delle gare. Esatto, ma poi so che quando arrivi lì pronto per la partenza mostri sempre i tuoi calzini. Io ci sono video di me che scalpito prima della partenza. Questo è il gesto? Esattamente. Ok. Ma non perché sono ansioso, credo farò vedere i calzini. Sì, esatto. Calzini più scarpe comunque, certo. No? Scarpe ovviamente rigorosamente fucsia. So che tu non parti da un blocco... Da ottocentista io non parto da un blocco. Esatto. Facciamo finta che questa sia una linea di partenza. E ti faccio vedere come si parte dai blocchi. No, allora, piede forte davanti. Che io non so qual è. E il mio sinistro, dai. E dai, ti copio. Mani prima della riga perché sennò ti squalificano. Ah, ok, perfetto. Quindi qua. E poi si va giù così. Ah, perfetto. Al mio tre però si parte. Okay. Uno, due. Ma... Vabbè, non è giusto però, scusami, Vabbè, lui è partito, ragazzi, che vi devo dire? Tanto io lo inseguo, ma non ci riuscirò. Comunque noi ci vediamo, ringraziamo Gabriele Angiono per questa intervista, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento con l'altro sport. Ciao!